And we come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football. And we come to you now with a quick request for support for our World Charity Fund. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo? Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio, un clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che stadio eccezionale l'Emirates, elegante e al tempo stesso sofisticato. Xavi! Intelligentissimo nel crearsi lo spazio per concludere. Una giocata veramente di qualità. Poi forse ha finalizzato con troppa tranquillità. Opta per il tocco corto. Conclusione, e la palla è entrata ed è subito spettacolo. Che gol! Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. Il Napoli si trova già in svantaggio, pessimo inizio. Rummenigge si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Deve essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Tocco preciso. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Riceve la palla. Ci prova. E c'è il gol. E due. Sono partiti con il botto. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi. Non poteva arrivarci, Fabio. Di Monaco può gestire un comodo vantaggio di due reti. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. C'è Messi, difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Non può, qui cercare il tiro, insacca le spalle del portiere. Il guardaline sventola la bandierina, gol irregolare. L'assistente ha alzato la bandierina anticipando il fischio dell'arbitro. Una buona chiamata, secondo me. Delusione da una parte, sollievo dall'altra, il gioco riprende. Iniesta. A sinistra con il passaggio. La mette sulla sinistra. Grande movimento nello spazio. Ha spazio per provare il tiro. Spazza il più lontano possibile. Holland. Qui può partire il contropiede. Iniesta. Bella apertura. C'è spazio, occhio! Un intervento impeccabile. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva.
Miracolo di Khan! Evita il gol con una parata di puro talento. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Neymar. Si fa largo con grande determinazione. Sceglie di andare per vie verticali. Bell'intervento difensivo. Allontana il pericolo. C'è Messi. Opportunità di ripartire. Vede lo scatto e cerca la profondità. Vieira. Di Lorenzo. Tenta la fondo sulla destra. Messi. Bernardo Silva. Cerca la profondità. L'idea era buona, l'esecuzione un po' meno. Koundé. Conclusione, gol, non sbaglia. Nemmeno il tempo di rendersi conto dell'errore e la palla era già in rete. Haaland ha fatto bene a crederci. Non tutti si sarebbero aspettati un errore in una zona così arretrata. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. La porta era accessibile, chance evidente. La difesa ha tenuto però. Di Lorenzo. Rimessa con le mani. Verticalizza. Holland. Occhio, può andare. Palla filtrante per Messi. Riesce ad allontanare. Ci prova con un pallone profondo. E trova il compagno. Bernardo Silva. Va al cross. C'è il colpo di testa. Infilza il portiere. Riescono quindi a pareggiare. Tutto da decidere. Grande colpo di testa. Rapido, preciso. Ha colpito bene. Con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. E sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Errore qui, pallone sprecato. Xavi. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Il portiere la caccia lontano. Ha la possibilità di andare verso la porta. Fallo, calcio di punizione. Compagno in ottima posizione. Occhio alla conclusione. Un gol pazzesco, pazzesco. Un gol bellissimo, bellissimo, di gran classe. Controllo di palla splendido e finte che hanno mandato la difesa. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo e tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Non sempre abbiamo la fortuna di commentare partite come questa. Per i tifosi delle due squadre la tensione è forse insostenibile, ma per gli amanti del calcio neutrali è uno spettacolo per gli occhi. L'arbitro dice che può bastare per il primo tempo ben 5 gol finora, ma solo uno divide le due squadre. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Vediamo se c'è qualche sostituzione. No, Luca, seconda parte con gli stessi protagonisti della prima per il momento. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scappata bella. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere.
Mbappé. Rummenig. Prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Fabio, mi sembra che l'intensità della loro pressione sia aumentata. Sì, hai ragione, hanno alzato il baricentro e hanno cominciato ad attaccare il portatore di palla avversario. Guarda anche come accorciano di più. Sono anche molto attenti a rimanere corti. Vogliono riconquistare palla in avanti e ripartire subito, spezzando il ritmo avversario. Sì, è proprio la classica riaggressione moderna. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Trova il compagno in buona. Cerca il tiro. Il loro secondo corner del match. Avversari bloccati a uno. Intercetta il passaggio, pericolo! Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Neymar. Occasione per il contropiede. Errore qui, pallone sprecato. The attendance for this match was 61,052. Iniesta. La fanno girare con passaggi brevi e precisi. Prova ad andare! Iniesta. Può andare una conclusione. C'è Messi, pallone interessante in verticale, riceve in ottima posizione, fallo, nessun dubbio. Substitution on the field. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Riesce a farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Prova con la palla lunga. Bravo il difensore a supportare la manovra anche in attacco. Viene servito bene, è solo. Vediamo se può capitalizzare. Può provare. Va in rete. Preparazione perfetta, conclusione perfetta. E hanno completamente riaperto la gara. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Se ne va. Cerca lo spunto. Ecco il tiro. E c'è il gol del Bayern di Monaco. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Sempre lui, ancora una volta, doppietta. Substitution on the field. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Che passano in vantaggio. Palla che torna nella zona del portiere. Bastoni. Kimmich. Rummenigge. Ecco Vieira. Provano a partire in velocità. La gioca in profondità. Prova a darla profonda, nello spazio. C'è tiro! Palo! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. L'aveva messo davanti alla porta, ma non ha centrato il bersaglio. In ogni caso, il passaggio è stato splendido.
Substitution on the field. Number 5. Coming on to replace him is number 4. Substitutions taking place. Tchouaméni. Bernardo Silva ci prova con un pallone profondo. Palla dentro di... E va a colpire di testa! Ha fallito una clamorosa occasione. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Sceglie il lancio lungo. Bell'anticipo, ora possono ripartire. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Respinge il tentativo dell'avversario. Rummenigge. L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Stanno cercando chiaramente di farne un altro. Con insistenza, Fabio. Una buona fase offensiva è la miglior difesa. Pungendo così tengono il fulcro del gioco lontano dalla loro area di rigore. Rashford è riuscito a passare. Rummenigge. Ruba palla in modo magistrale. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Cerca un'azione veloce. E passa! Recuperano il possesso del pallone. Ecco Lewandowski. Tocco prudente al portiere. E l'arbitro chiude qui la partita. Hanno rischiato qualcosa fino alla fine. Il risultato però è molto positivo. E la vittoria pienamente meritata. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Signore e signori, vi ricordiamo che per la vostra sicurezza è in funzione un sistema di telecamere.
appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono aggrimite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Bella, ecco, deviazione dell'estremo difensore. Tentativo in avanti, lungo. Opportunità di ripartire. Sceglie di andare per vie verticali. Per quanto riguarda il ruolo del terzino, può concludere. E c'è il palo! Recuperano il possesso del pallone. Cross verso il centro dell'area. Palla in avanti verso il compagno. Ci prova con un pallone profondo. La gioca sulla destra. La gioca in mezzo. Salta e colpisce di testa. Bell'azione, peccato non siano riusciti a concretizzare. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Kimmich sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Occasione per il contropiede. Intervento decisivo. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Pedri provano a partire in velocità, deve solo tirare, colpisce il pallone e c'è il gol d'Italia. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. Si ricomincia dall'1-0. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Beckenbauer. Palla a Vieira. Gran prova di forza, palla recuperata. Cercano un'azione veloce. Messi se ne va. Ha spazio per cercare il gol. Ci mette la testa. Parata da campione. Su una conclusione velenosa. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. Si ferma qui la manovra. Qui deve... Miracolo di Khan! Messi. Vogliono evitare rischi e hanno arretrato il loro baricentro. È chiaro che in questo modo vogliono concedere meno campo agli avversari. Palla filtrante per Messi. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Iniesta. Prova a darla profonda nello spazio. Pallone lungo, in verticale. La mette in avanti. Vediamo se può capitalizzare. Riceve in ottima posizione. Conclusione. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Si era inserito benissimo sul filo del fuorigioco, con i tempi giusti. Avrebbe potuto concludere meglio, ma resta una bella azione, Fabio. Prova a giocarla in profondità. Mbappé vede lo scatto e cerca la profondità. Il portiere la spedisce su. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Kimmich. Palla filtrante per Messi. Riceve il passaggio. Ecco il tiro. Non si passa. Che era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio.
Tempismo perfetto, bell'intervento. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. La gioca in profondità. Mbappé. Ecco un'occasione di contropiede. De Ligt. La difesa è invalicabile oggi. Bella apertura. Palla filtrante per Messi. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Gli avversari stanno sbagliando tanto, ma bisogna dare il giusto credito a questa difesa. La giocano rapida, nello stretto. Ci sarà un minuto di recupero. Tocco preciso. Palla intercettata. Passaggio in avanti. Messi. Cercano l'azione veloce. Vede l'inserimento del compagno. Prova a lanciare il compagno. Messi! Miracolo di Kahn. Palla fuori di poco e finisce così. Escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. E si ricomincia a giocare. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Riceve un pallone interessante. Ecco il filtrante. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. Scodella in avanti. Intercetta il pallone. Ben fatto. Difesa ancora decisiva. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Non può sbagliare. Messi! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Pedri. C'è Messi. Mbappé. Mbappé in fuori gioco. E trova il compagno. Si incunea tra gli avversari con un numero. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Può tentare la conclusione. La mette in rete. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. E qui fanno vedere tutto il loro potenziale in contropiede. La transizione offensiva è il loro marchio di fabbrica. Appena possono ripartire nello spazio sono in grado di divorare il campo. E sanno essere letali. E si riparte da un netto 2-0. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Rummenig! Perfetta la parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Pallone interessante, in verticale. Qui può partire il contropiede. Ci prova con un pallone profondo. Palla che torna nella zona del portiere. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari.
Aguirre. C'è l'opportunità per il contropiede. Battuta lunga. Rummenigge. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Occasione per il contropiede. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Mbappé. Un possesso di palla serafico fatto di passaggi corti. Mbappé sceglie di andare per vie verticali. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava. Tenta la conclusione. Pavard. Può cercare il taglio in mezzo. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Sostituzione per l'Italia. Numero 77. Numero 8. Numero 10. Messi. Lasciano il campo. Traversone verso il centro. Il numero 9. Benzema. Cerca l'uomo là davanti. Il numero 18. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Hanno ottenuto un fallo laterale. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Benzema va alla ricerca di un compagno davanti. Opportunità di ripartire. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Secondo me dovrebbero provare a sfruttare di più le corsie laterali. Ottimo intervento! Ha provato l'azione individuale senza successo però. Pavard. Prova Benzema. Vede l'inserimento del compagno. Supera il diretto avversario. Intervento difensivo molto tempestivo. Ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Non era affatto facile fare di meglio. Troppe maglie in area ad oscurargli la visuale. Ci saranno 3 minuti di recupero. Errore qui, pallone sprecato. Opportunità per Rashford. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Messi vede lo scatto e cerca la profondità. Messi! Palla pronta per il secondo calcio d'angolo. Avversari bloccati a uno. E trova bene il compagno. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Libera il compagno meravigliosamente. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. E certo, non fa piacere questa sconfitta. Sono sicuro però che la...